Buongiorno a tutti dal Milanista Pace, siamo qui a registrare questo video. Scusatemi, si è apparso di nuovo l'errore della penultima volta, mi sembra, che non mi ha salvato il risultato. Io ricordo perfettamente questa volta che l'ho salvato, e questa volta no. Mi ha fatto risimulare tutta l'ultimo episodio. Comunque, quanto vedo, no, è cambiato poco la classifica. La Roma è a parità punti. Il Milan ha pareggiato sempre 1-1 contro la Juventus e si trova sempre in quella zona di zona salvezza. Non ha influito molto la classifica, meno male. E comunque, ora vi passiamo all'episodio del settimo episodio, dove andremo a simulare dalla tredicesima alla quattordicesima giornata, le due giornate che mancano, la tredicesima e la quattordicesima. Vi aspetto alla simulazione. Ed eccoci qui al settimo episodio delle serie a simulare. Proseguiamo tra la tredicesima giornata. Inter Parma, vediamo, l'Inter va sul 3-0. Bologna Sampdoria che comincia. Equilibrato, però passa il vantaggio di Bologna 1-0. Cagliari Fiorentina, Cagliari ancora 2-0, passa il vantaggio Fiorentina che va a vincere. L'Atalanta sta pareggiando 1-1 contro il Napoli. A Napoli passa il vantaggio, pareggia l'Atalanta 2-2, sì, 2-2. Roma Sassuolo, partita importante per la Roma che è lì. Andiamo. Roma va a perdere contro il Sassuolo 1-2, può approfittarsi di Verona, anche spalla. Juventus Torino, i derby dell'amore. Prossima tenta la Juventus, va in alto la Juve, va in alto, recupera 2-0, vediamo la lotta salvezza tra Brescia e Milan. Lecce Verona 3-1, attenzione, va a perdere pure il Verona contro il Lecce. Vediamo Brescia Milan 1-1, 2-1 Brescia, vince Brescia, il Milan va ultimo, il Milan va ultimo, attenzione. Brescia Milan, Lecce primo a parità punti con Roma e Verona. Che Lecce, che Lecce. Andiamo avanti, Fiorentina, Torino Parma sul 2-0. Atalanta Bologna 1-0, 2-0 Atalanta, 3-2, Juve Cagliari. Il Cagliari passa in vantaggio a Torino, attenzione per l'amoroso, 2-0 Cagliari. La Juventus va a perdere 2-0 in casa contro il Cagliari, Roma Inter 2-1. 4-1 Roma, attenzione, grandissima la Roma. Napoli Lazio va a vincere la Lazio, vediamo, si vince la Lazio 1-0, Sampdoria Sassuolo, questa è una partita fondamentale per Milan, la sta guardando con attenzione, 0-0, 0-0, vediamo, Lecce spalle 1-1, Udinese-Verona, Udinese la sta guardando con attenzione in Milan, 1-0. L'Udinese là, Fiorentina Milan, dai Milan, vince Milan, va ancora quindi, dai Milan, saliamo, dai Milan. Brescia Genova, finisce 4-1 Genova Brescia, il Milan è
Quarto ultimo, il Milan in casa Salvezza. Il Milan in casa Salvezza. Finisce comunque qui. Vi ringrazio perché sto vedendo che mi sta piacendo questa serie. Vi invito a mettere un like, condividete e commentate questo video. Sto facendo vedere che lo sto salvando. Vediamo se questa volta ha salvato, anzi, perché salvo due volte e faccio pure la terza. Se note, mettiamo questo ottavo episodio, così me lo risalvo. Vediamo se me l'ha salvato. Sì, me l'ha salvato. Quindi vi invito a mettere un like, condividete, commentate questo video. Iscrivetevi al mio canale YouTube, siamo ancora 94 iscritti, mancano 6 iscritti al centesimo, ai 100 iscritti, e là ci sarà un video speciale che organizzerò. Comunque, vi ricordo di seguire pure sulle mie pagine Facebook, Instagram, il mio Instapaccio, e se volete poi su TikTok il mio Instapaccio Official, e nel bene e nel male Forza Italia. In questo momento io resto a casa e ci vediamo al prossimo episodio, che dovrebbe uscire il 12 aprile, sarà domenica 12 aprile, nel periodo di Pasqua. Una serie di episodi sia simulata a Pasqua, il giorno di Pasqua, ossia in vita. Ciao a tutti e alla prossima.